Onorevoli colleghi, si è spento ieri a Roma, all'età di 95 anni, Antonio Giolitti. È scomparso un padre della nostra Costituzione, nonché un protagonista di primo piano della politica economica dell'Italia repubblicana. Fondamentale per la sua formazione politica l'esperienza della guerra di liberazione, nella quale fu tra i fondatori delle Brigate Garibaldi e partecipò alla lotta partigiana in Piemonte. Egli stesso si descrisse in una lettera a Vittorio Fo come un intellettuale che si è trovato suo malgrado a far politica per colpa della Resistenza. Alla fine della guerra Giolitti entrò nel governo Parri come sottosegretario agli esteri e nel 1946 fu eletto all'Assemblea Costituente. Dopo l'invasione sovietica all'Ungheria abbandonò il Partito Comunista per aderire al Partito Socialista, nelle cui liste fu eletto alla Camera dei Deputati in tutte le successive legislature, dal 1957 al 1976. Più volte il ministro del bilancio nei governi guidati da Moro, Rumore e Colombo fu uno dei principali ispiratori della politica di programmazione economica seguita in quegli anni dal nostro Paese. Dal 1977 all'85 fu inoltre membro della Commissione della loro Comunità Economica Europea, dapprima come commissario per le relazioni esterne e successivamente come commissario per la politica regionale e il coordinamento dei fondi comunitari. Nel 1985 lasciò il Partito Socialista e in occasione dell'elezione per la decima legislatura divenne membro della nostra Assemblea come indipendente nella lista del Partito Comunista Italiano. Al termine della legislatura, nel 1992, lasciò la politica attiva, ma l'impronta lasciata dalla sua levatura intellettuale e dalla profonda coerenza di idee e azione al servizio del Paese, nella lunga esperienza parlamentare nell'espletamento di numerosi incarichi di governo in sede nazionale ed europea, colloca a buon diritto Antonio Giolitti tra i pari nobili della nostra democrazia. Invito pertanto l'Assemblea a osservare nella sua memoria un minuto di raccoglimento. Senatore Pardi, prego. Grazie Presidente. La sua nota biografica mi permette di passare direttamente alla valutazione degli aspetti che possono essere considerati più significativi del personaggio Giolitti. C'è una specie di fascino misterioso nelle figure della grande borghesia quando riescono a uscire dalla loro classe, esserbando i caratteri costitutivi della cultura, del pensiero e anche dell'agiatezza che permette l'agiatezza che permette l'esercizio del libero pensiero, travalicano i confini sociali e riescono a collegarsi con strati sociali lontani, attraversare le barriere che ritmano i conflitti e da lì esercitare un magistero indipendente, autonomo, critico e autocritico, destinato spesso a una forma di isolamento che è nello stesso tempo austerità, consapevolezza dei propri limiti e rifiuto di lasciarsi sedurre, come si può dire, dalle sirene del potere. Giolitti si forma in un ambiente che è diventato leggendario nella cultura italiana del Novecento, una Torino sabauda ricca di personalità e di grandi suggestioni culturali, e trae da quel mondo la convinzione e l'orientamento a esercitare soprattutto una sorta di diritto perenne alla critica. Lo si vede anche in una sua espressione,
all'interno del lavoro dell'Assemblea Costituente, dove con un certo gusto per l'anticonformismo, in un dibattito in Costituente, si chiede: ma perché dobbiamo scrivere nel testo quest'idea del voto come dovere civico e morale? Diritto e dovere civico e morale. Se è un diritto, perché devi diventare un dovere? E gli sembra che la risposta più convincente sia proprio quella di rinunciare all'idea del dovere, che ha qualcosa di paternalistico e di impositivo, e lo fa sfociare in una formulazione molto più asciutta. Dice che gli pare che è importante non sancire l'obbligo del diritto di voto, e non sancire l'obbligo del diritto di voto possa concorrere a rendere più democratico l'esercizio di questo diritto, proprio perché non è un dovere, proprio perché non è imposto. In un altro passaggio voglio, cito direttamente, voglio ancora ricordare la garanzia che il sistema proporzionale costituisce per i diritti delle minoranze, in particolare per il loro diritto ad essere adeguatamente rappresentate nel Parlamento e ad avere quell'influenza che corrisponde al loro peso e alla loro entità nella vita politica del Paese. Qui, diciamo, osservo di sfuggita che l'anticonformismo è involontario, perché questa affermazione nasce in una fase, squisitamente proporzionalistica. Le parole scritte però restano, i principi enunciati riverberano significati diversi quando il tempo è passato. E oggi, concludo Presidente, e oggi questa affermazione così sobria della validità della rappresentanza proporzionale ha un significato molto diverso al confronto con quella che aveva nel momento in cui veniva enunciata. E tuttavia, proprio perché oggi ha un significato di... Sì, l'avevo invitato a concludere, senatore, un minuto, prego. Date un minuto al senatore Pardi, prego. Forse proprio perché ha un significato diverso, va inteso in un senso più robusto di quello che aveva in origine. Insomma, Giolitti è un politico che no, è il contrario del politico vincitore. E a me piace ricordarlo proprio in questa veste, appartato in un mondo che esalta in modo spesso acritico il significato della vittoria. Un politico che ha saputo vivere in modo così appartato ci piace in modo ancora più intenso.